oggi sono nella cucina di Mimmo Corcione a Ischia e cucineremo gli spaghetti con la bottarga. Gli ingredienti sono un piattino di bottarga di tonno che abbiamo già grattugiato, un ciuffetto di prezzemolo che abbiamo già tritato, due spicchi d'aglio, una punta di peperoncino, 400 g di spaghetti, 6 cucchiai di olio extravergine d'oliva. In una padella mettiamo i 6 cucchiai d'olio, la punta di peperoncino, i 2 spicchi d'aglio e lasciamo rosolare. La bolla è stata salata, caliamo gli spaghetti. Cuociamo gli spaghetti per metà del tempo, ovvero 5 minuti. L'aglio imbiondito lo togliamo. Raccolgo in una tazza un po' di acqua di cottura degli spaghetti. Tuffiamo gli spaghetti nella padella. Versiamo un po' di acqua nella padella e mescoliamo. Questo tipo di cottura si chiama risottare. In questo modo tutto l'amido sarà scaricato e si genererà la cremina. L'ho detto bene. Ora versiamo metà della bottarga grattugiata. E questa è proprio una bella cremosità. E vai Anna, vai. Grazie a Mimmo, il mio maestro di cucchiarella. Ho spento il fuoco e ora aggiungo il prezzemolo. Servite così gli spaghetti e un po' di bottarga fresca. Ale! Tutti a tavola e buon appetito! Beh, allora questo è il trionfo del gusto mediterraneo. Siamo a Ischia, c'è la bottarga eoliana, quindi direi che ci sono tutti gli ingredienti per avere qualcosa di grandissima qualità. Io assaggio. Squisiti, un sapore eccezionale, un gusto unico dove la bottarga la fa da padrona. Complimenti agli chef. Ciao a tutti, buon appetito e non sapete che vi perdete. È magna, ma...